di sanità e dell'attività dei comitati che si sono costituiti a livello regionale contro la riforma della sanità stabilita dalla giunta Serracchiani. Con noi questa sera Claudio Colao del Comitato Difesa del San Michele. Buonasera, grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Buonasera a tutti. Abbiamo dato notizia di nuove app, applicazioni che riguardano i servizi sanitari. L'annuncio è stato fatto dall'assessore competente Maria Sandra Telesca. Voi avete un po' puntato il dito su questi annunci perché sono servizi annunciati, ma di servizi poi anche legati insomma anche alla rete internet, insomma tante altre cose che non funzionano in regione, così? Esattamente, noi da tempo diciamo che queste sono una battaglia di immagini, di spot pubblicitari sul modello italiano e renziano in particolare. Di fronte ai problemi effettivi della sanità, che sono quelli denunciati ogni giorno dalla stampa, la sanità del Risontino denunciano i medici ormai allo sfascio, gli infermieri sono sul piede di guerra e minacciano lo sciopero, si continuano a mandare queste immagini di queste app, dedicate forse ai giovani, certamente non alla categoria che magari ne avrebbe più bisogno, e che in ogni caso hanno delle carenze strutturali non da poco. L'esempio più eclatante è appunto la mancata connessione dell'ospedale di San Daniele, che da 2 anni a sta parte continua a lavorare con il suo sistema informatico non connesso con quello regionale. La stessa consigliera regionale della Lega Nord, Zilli, ha un po' puntualizzato anche questo fatto. Sì, esatto, la consigliera Zilli è uscita pubblicamente, ma noi lo diciamo, dicevamo da tempo. In effetti, che chi frequentava quest'app vedeva chiarissimo che San Daniele non esisteva, come proprio l'ospedale non ci fosse. Ma c'è qualcosa di più, specialmente la montagna non ha quelle reti tecnologiche, informatiche, quelle che noi chiamiamo le piste digitali, che possono essere usate, che devono essere usate per queste tecnologie. Quindi in pianura va bene, si possono usare, in montagna, nelle zone più disagiate, non esistono. E anche di fronte alle dichiarazioni che ha fatto proprio oggi l'assessore Santoro, che ci vorranno anni per poter collocare in montagna, dappertutto, Banda larga. banda larga e altro. Quindi un pochino di più umiltà, meno arroganza e soprattutto puntare ai problemi reali che sono quelli del personale che manca. E poi anche del famoso indice di rischio che è stato un po' messo alla base anche del piano delle emergenze e urgenze della sanità. Gli stessi medici hanno un po' anche così evidenziato il fatto che questi riscontri poi non esistono, no? Su questo indice famoso. E anche lì siamo nella politica delle immagini e della poca sostanza. In effetti il piano dell'urgenza-emergenza è stato creato, partorito da pochi esperti cosiddetti, molto probabilmente legati a certe correnti, non solo di parte ma anche di partito, e trascurando condizioni reali del territorio, in particolare montano, che non sono quelle che effettivamente poi necessitano e servono. Ma ci sono problemi anche in pianura. Quindi questo piano va assolutamente rivisto, ma va rivisto assieme agli operatori del settore e a chi il territorio rappresenta, che può rappresentarne le criticità, e quindi dare l'input esatto, corretto, per poterle sanare. Altrimenti rimane una mera enunciazione di principio, buona per gli spot, ma non nella sostanza. Ecco, Colano, lei prima faceva riferimento anche alla carenza di personale medico e infermieristico, carenza che poi provoca anche l'allungamento delle liste d'attesa. Questo è un problema ormai annoso, le liste d'attesa si allungano sempre di più, e vediamo che la gente o va a pagamento dagli specialisti oppure deve aspettare 6 mesi, 3 mesi, 1 anno addirittura. Quindi questo è inaccettabile. La sanità pubblica, che fino a poco tempo fa riusciva a dare risposte non sempre soddisfacenti, ma abbastanza adeguate, oggi come oggi è allo sfascio. Ma è chiaro, la linea politica è andare verso il privato, questo ormai si capisce benissimo. Quindi con i costi anche diversi, certamente. Chi può pagare si salverà e la potrà avere una salute corrosa, decente, chi non la potrà fare non si sa. Ringraziamo Claudio Polano, Comitato Difesa del San Michele, grazie per la sua presenza. Proseguiamo